Da domani a scuola scatta l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico, così a ogni ingresso il dirigente o un suo delegato dovrà controllare la certificazione verde di ciascun dipendente che è tenuto ad esibirla a semplice richiesta. In Puglia parliamo di una platea di 58.500 docenti, ai quali si aggiungono 15.500 unità di personale ATA e 600 dirigenti. Al momento nell'intera regione la copertura vaccinale del personale scolastico si attesta all'80%. 86% e secondo il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi della Puglia sarebbe bastato conoscere la data di scadenza del Green Pass per poter evitare controlli quotidiani su un grandissimo numero di soggetti che verosimilmente risulteranno coperti fino a oltre il 31 dicembre 2021. Noi facciamo controlli giornalieri che si sarebbero potuti evitare sol che avessimo potuto disporre della data di scadenza del Green Pass. E quindi, controllato una volta, uno che gli scade a maggio dell'anno prossimo, inutile ovviamente controllarlo tutti i giorni. Il problema è che il garante della privacy si è opposto al conferimento di questo dato, per cui non rimane che la verifica quotidiana. La piattaforma che si sta mettendo a punto tra ministeri dell'istruzione, Ministero della Salute e Garante della Privacy, è proprio quella che invece permetterebbe alle segreterie di un colpo solo di vedere qual è la situazione dei Green Pass di tutto il personale. Resta inoltre il problema dei trasporti che l'AMP pone in evidenza proponendo ancora una volta di poter utilizzare gli autobus turistici che hanno tanto sofferto lo stop dovuto alla pandemia. So che sono in corso le riunioni dei tavoli prefettizi, se per esempio oggi a Bari ce ne dovrebbe essere una, ma noi non siamo presenti a quei tavoli, se non come scuola con la mediazione dell'ufficio scolastico regionale. Abbiamo indirizzato già un mese fa una lettera a tutti i prefetti, alle aziende di trasporto, alla regione, alle province, ai comuni, a tutti coloro che hanno qualche competenza in materia, per avanzare la nostra proposta, basata peraltro su una delibera regionale, quindi già lo strumento normativo c'è già, in base al quale potenziare i trasporti non semplicemente raddoppiando le corse, cioè facendo una corsa, poi tornando indietro a prendere l'altro gruppo di studenti che entra poi un'ora dopo, cosa che vorremmo assolutamente eliminare, ma raddoppiando il numero dei mezzi o comunque diciamo, aumentando il numero dei mezzi. E questo lo si può fare senza ricorrere ovviamente all'incremento del parco macchine delle aziende, cosa che sarebbe impossibile. Lo si può fare per esempio noleggiando i bus turistici che sono attualmente inattivi. Questo permetterebbe una soluzione transitoria, abbastanza, diciamo, poco impegnativa, no? E non definitiva, ma che potrebbe risolvere il problema dei doppi turni. Che insomma, poi perché li deve fare per forza la scuola e doppi turni?